Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao. Ciao Marco, buon pomeriggio. Oggi abbiamo il piacere di organizzare, insomma, un altro di quegli eventi che facciamo in collaborazione con Lega Camera Italia e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Marco. Ciao Marco, buon pomeriggio. Scusami ancora, mi sa che il telefono uh, si sentiva in... Stavo sentendo la diretta se funzionasse tutto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto io ti ringrazio ancora una volta per, per aver accettato il nostro invito e volevo da subito ricordare a tutte le persone che ci seguono, prima ancora di iniziare, che um, ci fa piacere insomma, avere tutti i vostri commenti durante la diretta. Se qualsiasi dubbio, qualsiasi uh, chiarimento che volete uh, da Marco, da noi, potete scriverci tranquillamente sotto, sotto la diretta e saremo felici di, di rispondervi. Uh, bene, Marco, oggi parliamo di reportage di viaggio. Giusto? Esatto, sì. Parliamo di reportage di viaggio, parliamo di l'IKM, parliamo di l'IKM monochrome e di come nasce un reportage di, di, di alcuni lavori che ho fatto e, e mi auguro appunto, come dicevi tu, che ci siano anche delle domande da parte dei, di chi ci ascolta, che magari possiamo soddisfare qualche curiosità tecnica o qualche curiosità su qualche, su qualche viaggio, su qualche fotografia in particolare. Assolutamente sì, perché già l'argomento no? lascia parecchie Perché usare una macchina a telemetro oggi, ancora che fa solo foto in bianco e nero, già è qualcosa che suscita molto la curiosità. Uh, a, questo... <coughs> a questo proposito, prima di iniziare, mi faceva piacere chiederti proprio da quando hai iniziato a usare l'ike e qual è il tuo approccio con, con il sistema, con il mondo M. Ma io guarda, ho iniziato a, a utilizzare il sistema M nel migliore dei modi, cioè, perché ho conosciuto Gianni Berengo Gardin. E quindi, <ride> e quindi è stato circa una ventina di anni fa. Io avevo partecipato da studente ad un uh, workshop in Toscana, che mi ha cambiato la vita, devo dire. All'epoca ovviamente conoscevo Laica come Blasone, come, come, come marchio. Eh, sapevo che era la macchina fotografica con cui erano state scattate eh, alcune, se non di, la maggior parte delle foto che hanno fatto la storia della fotografia del 1900. E, però devo dire che non l'avevo mai, mai provata e vedere questo signore che eh, adesso ha 90 anni, Gianni all'epoca ne aveva 70, poco più, che comunque girava con questa macchina così piccola e che riusciva a fare tutto. Praticamente tutto riusciva a fare, eh, mi, ha, mi ha veramente affascinato. E, ed è così che ho iniziato. Da, quindi, parliamo ancora della, della, dell'M6. Parliamo dell'M6, cioè parliamo di macchina, di macchina pellicola. Ed è, ed è così. Ecco, il, una delle cose molto belle è proprio questa della Laika M, eh, che mi piace sottolineare. Il fatto che se qualcuno mi avesse ibernato all'inizio 20 anni fa con la M6 in mano e ad oggi mi mettesse l'M10, l'M10 o l'M10 monocromo, a parte il fatto che io devo accendere la macchina, per il resto è, è praticamente tutto rimasto, rimasto identico. <ride> Quindi di una facilità, di una facilità incredibile, eh, diciamo dal punto di vista de, di una semplicità più che facilità, di una semplicità incredibile. No, è l'unica macchina che mi permette di settare le uniche cose che sono importanti: tempo di aframma e sensibilità a macchina spenta, per esempio. E, e quindi è questo: quando uno comincia ad utilizzare la M, secondo me, eh, all'inizio può essere un po' un rapporto di amore a prima vista o di panico, proprio per via del telemetro. Sì, il telemetro, il fatto che sia manual focus. Oggi non siamo abituati no, a, un, a un prodotto di, di fotocamera che sia ancora con manual focus, ma poi, sai, se inizi col telemetro, l'iperfocale, cosa effettivamente ci sono ancora dei motivi validi per poter utilizzare ancora oggi un, un sistema del genere, no? Assolutamente. Diciamo che è bene che. Sono sicuro che tra i nostri ascoltatori ci saranno persone che già conoscono il sistema M e persone che magari non lo conoscono e sono curiose di, di sentire. Diciamo che la, il sistema M, eh, se tu non... Proprio sei digiuno completo di fotografia con il telemetro, come metti dentro l'occhio ti senti un po' perso perché devi, devi far collimare questo, eh, questo, queste linee per avere a fuoco. Eh, sembra che... Sembra una macchina, diciamo un, un po' lenta se vuoi, macchinosa, però in realtà capisci con l'utilizzo: questo è molto importante. La devi, è una macchina che devi utilizzare. Eh, capisci con l'utilizzo che ti obbliga a fare dei passi che sono comunque obbligatori nella fotografia, ti obbliga ad essere lì in, uh, in anticipo, con un, con un lieve anticipo. Devi pensare prima, devi, per la messa a fuoco e per tutto quanto. Sono delle cose che potresti anche fare con, la, che devi fare anche con la macchina più veloce del mondo, ma che spesso, siccome abbiamo l'autofocus veloce, non facciamo. Ecco, con la M, se tu non, non procedi nella maniera corretta, non succede niente. E questo, secondo me, è un, può dare del panico all'inizio, ma se tu ti abitui ad utilizzarla, eh, poi eh, cominci a capire. Un po', un po' ti indica, ti indica la strada, ecco. eh, non, non puoi, se sbagli, sbagli, punto, cioè non succede nulla. Non, eh, ecco. mi, quello che dici, mi fa venire in mente la pubblicità che eh, una volta c'è cioè, con l'uscita di un altro brand, non diciamo quale, eh, c'era questa pubblicità che diceva la macchina intelligente, la macchina che pensa per te, qua invece è diametralmente opposta. Infatti, c'è proprio una pubblicità di Laika di una trentina d'anni fa che dice che lo strumento che ti aiuta a pensare quindi possiamo dire che è ancora attuale, ancora oggi è così. È la macchina che comunque ti, eh, ti aiuta perché devi pensare meglio, alla, devi pensare prima alla fotografia, e poi eh, effettivamente il risultato è, che ti porti a casa è, è quello. Non hai la possibilità come con un autofocus velocissimo, di fare scatti a raffi uno dietro l'altro e poi scegliere quello buono, devi piuttosto pensarlo pensarlo un attimino prima. Sì, c'è un'altra cosa da dire. Che diciamo eh, Altri brand in generale, ma quasi tutti penso, eh, producono delle macchine fotografiche che sono eh, un, un po' quello che, ehm, che è il concetto del SUV nelle automobili. No? Se tu pensi, io ti ho citato, non so, Berengo Gardin vent'anni fa, vent'anni fa si, si era gli albori del digitale. Eh, se andiamo un attimino più indietro, il fotografo, anche il fotografo di paese, sono sicuro che... che da tu, anche nei paesi più piccoli, c'era cioè il fotografo no? e il fotografo che macchine aveva? aveva la 35mm per fare le cose veloci aveva il medio formato per fare matrimoni, cerimonie eccetera e aveva, o magari a volte aveva pure il banco ottico se doveva fare le foto di architettura o cose particolari no? ad oggi escono macchine che puoi far tutto, è un po' il concetto del SUV, no? se tu hai un Cayenne giri fai fuoristrada, vai in autostrada e vai anche a fare la spesa Ecco, le laica invece hanno, mi piace sottolineare questa cosa, sono un po' più eh, precise nella, diciamo, eh, eh, sono indicizzate su una particolare utilizzo della macchina. Ok, tu non puoi prendere la laica M e pretendere di andare a fare il, il safari in Africa eh, con i 200 mm, benché tecnicamente sia possibile con un adattatore. È chiaro che andrai meglio con un'altra macchina, però se vuoi la macchina... Eh, piccola, che non in intrusiva, che non si nota, eh, che eh, con le ottiche intercambiabili, che hanno delle ottiche piccolissime, cioè questa ce l'ho sempre in giro, ce l'ho sempre, sempre in giro, questo qua è, guardate, è un 28 mm, che <coughs> è, 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 è una cosa, io la macchina con questo obiettivo qui la metto, non dico in tasca, ma poco, ma poco ci manca. Guarda, sì, Diciamo che Leica cre ha creato quel, quella palette di, 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 di macchine fotografiche che sono indicizzate per degli scopi precisi. Per cui a chi piace viaggiare leggero, viaggiare con le ottiche intercambiabili, prendersela anche con calma e ragionare, la Leica M è un'ottima un scelta. Questo è un po' il concetto. Allora, prima di iniziare a vedere i tuoi lavori, ti farei giusto una domanda a volo che eh, sì. ci fa Giuseppe, e dice. Um, vedo tante foto scattate con, con fotocamere live uh, che sono già perfette in fase di scatto, quindi senza dover effettuare post produzione. Qual è la formula magica che caratterizza queste fotocamere oltre alla corretta impostazione dei valori di scatto? <ride> la formula magica forse non c'è, non so. Ma ah, in realtà. Uh... Ha un nonché di magico secondo me eh, due cose. Uno, le ottiche. Le ottiche bisogna dire che hanno un'anima. Eh, nel senso che una delle cose veramente eh, che si apprezza molto, l'utente laica M apprezza, è la possibilità di utilizzare ottiche che vanno dal 1954 ad oggi. Ma questo non solo perché l'attacco è rimasto lo stesso. Perché io se prendo. Beh, perché allora, se andiamo a vedere l'attacco, possiamo utilizzare anche quelle precedenti con, eh, semplicemente con l'adattatore a vite. Ma perché già erano talmente performanti all'epoca che anche ad oggi riescono a risolvere i 40 milioni di pixel della M10 monochrome? Con ovviamente con dei tra virgolette difetti dovuti al fatto che stiamo parlando di macchine che hanno più di, di, di ottiche che hanno 70 anni eh, che danno un'anima. Eh, questo vale sia per le ottiche. Datate, sia per le ottiche nuove che, non, che sono perfette, non hanno difetti, ma hanno veramente un loro, un loro, una, delle loro caratteristiche. Se prendiamo il 35 mm su e io lo utilizzo a 1,4, meraviglioso. È chiaro che eh, ha quella tridimensionalità che, che è incredibile, pur mantenendo una nitidezza pazzesca anche a tutta apertura. Questo è un aspetto, un aspetto proprio sono le ottiche, che se io, come dice giustamente questo Giuseppe, il nostro ascoltatore, se io ovviamente partiamo dal, dal concetto che ho fatto correttamente tutte le impostazioni, però se conosco a fondo l'obiettivo che io sto usando, riesco ad avere veramente a trarne il meglio e probabilmente mi metterò anche in alcune situazioni a fotografare in cui posso trarne il meglio. Poi c'è un discorso a parte che è quello delle M10 monochrome. Effettivamente le, le macchine fotografiche monochrome sul bianco e nero eh, danno degli scatti che sono praticamente eh, quasi, già, quasi già finiti. Mi è già capitato diverse volte di scattare con la, con la monochrome e di, avere un, e di, di vedere il, il risultato finale. E di, ah ok, va bene. Eh, va bene così. Guarda, se, se te ne posso mostrare uno al volo... Se... Sì, allora, sì, assolutamente sì. Inizierei pure insomma, a vedere anche quello che, che tirano guarda, fuori. Te ne mostro uno al volo. Che è... Eccolo qua. Questo signore qui. Allora, eh, ho detto, ancora non lo vedono che ci guardo da casa. Eh, Dimmi se ho fatto ecco. correttamente. Ah, ok. No, pensavo di aver sbagliato la condivisione. No, 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 no. Abbiamo, è solo il tempo tecnico che abbiamo noi per, per metterlo in diretta, però adesso, adesso lo stanno vedendo correttamente anche da casa. Questo è un mio... Dovete mm. pensare che io fotografo vabbè, in giro per il mondo, foto, eh, diciamo abito eh, a Venezia, quindi fotografo anche molto a Venezia, ma eh, io non essendo veneziano, non essendo nato a Venezia, non essendo neanche nato in Italia, eh, per me è sempre un viaggio anche quello che... Quando esco dalla porta di casa io mi sorprendo di cose che i veneziani stessi non hanno, neanche notano. Ecco. Eh, questo qui, per esempio, fa parte di un mio, di un mio lavoro. Eh, io vado, mi piace andare a fotografare dentro le case delle persone. Questa è una cosa che faccio a Venezia e in giro per il mondo. Questo, questo signore qui eh, mi ha aperto la porta vestito, come lo vedete, proprio con il berretto. Eh, questa immagine è scattata appunto con l'M10 monochrome, con il 28 mm, eh, ecco io conoscendo molto bene la macchina, conoscendo molto bene il mio 28 mm, sapevo che avrei potuto utilizzare eh, la luce ambiente, eh, scattare anche eh, diciamo ad alti ISO, qua mi pare che siano, eh, vediamo se riesco ad aprire al volo Photoshop, dovrebbero essere 1600 o 3002, vediamo se riesco al volo a vedere quali erano, qual erano gli ISO certo. e, e praticamente l'immagine è, è già pronta mh, finita, così come, come è uscita dalla macchina e dopo vi racconto una cosa vediamo se mi, se mi appare adesso eh, l'immagine eccola qua allora andiamo a vedere un secondo al volo quali sono le eh, ecco qua, dati fotocamera 1600, un trentesimo Penso che vi sia apparso, lo vedete qui? Sì, sì, assolutamente. 1600, un trentesimo 28. Ecco, questi sono i dati della, con, cui, con cui ho scattato, scattato l'immagine. Ecco quando siamo entrati in questa stanza che io ho visto e mi sembrava di gran lunga la stanza più interessante della casa, perché questo signore fa il poeta e quindi tutti questi libri accatastati e eh, che vivesse in questa maniera così mi sembrava un eremita no? più che un poeta eh, con questa barba lunga no? questo berretto che fa pensare che a casa sua ci siano zero gradi un po' come oggi ad Avellino no? sono... sono... come dicevo che saranno almeno tre oggi quindi più o meno. ecco vedete, vedete che c'è quel letto così frugale dietro di lui mi sembrava di gran lunga la la, la stanza più interessante. C'erano delle luci accese, e io per mantenere proprio l'atmosfera, ho spento tutte le luci, tutte, quindi lui riceve solamente una luce eh, che arriva dalla, eh, da, una, da una finestra, una piccola finestra, che c'è, diciamo, alla mia sinistra. E questo, questa possibilità di utilizzare la luce ambiente con degli ISO alti e a, a diaframma tutto aperto, avere una eccellente nitidezza è chiaro che per rispondere appunto alla domanda di Giuseppe, è chiaro che poi ti dà la possibilità di avere un'immagine già finita. Eh, non, eh, vengono mantenuti proprio luci, ombre, c'è una eccellente gamma tonale. Eh, se io avessi. Acceso, non so se vedete, ma sulla, qui sulla sinistra appare appena appena il triangolo di una Bajur, sì. eh, Se io avessi acceso quello perché mi serviva più luce, avrei ucciso l'immagine. Eh, quindi avrei creato quel punto luce che un po' disturba. Ecco, quindi... ecco, per rispondere a Giuseppe, ecco, questo è un esempio di un'immagine che nasce, che nasce e, e, e finisce praticamente in macchina. Ecco. Attorno... Assolutamente. Torno su di te, che così, ci, che così ci vediamo. Eccomi qua, assolutamente. Eccoti. Eccoci. Dicevo, a me la cosa che ogni volta che vedo un'immagine fatta con l'AGA, ma soprattutto fatta con la Monochrome, quello che mi lascia ogni volta a bocca aperta è la gamma che vedo, cioè c'è una gamma dinamica che è unica. Davvero incredibile. Sì, anticipo, magari una domanda che potrebbero farci gli ascoltatori, no? ma se io ho un M10, perché dovrei mh, voglio prendere un M10 perché passare alla Monochrom, oppure cosa mi conviene M10 o M10 Monochrom? Eh, guardate, mi piace sempre ribadire questo concetto. Per quanto mi riguarda, la, il fatto di poter fotografare soltanto in bianco e nero è un privilegio. È un privilegio che si, um, ha, che si ottiene dice, che ottengono o veramente degli autori affermati oppure dei fotoamatori evoluti, cioè delle persone che fotografano per se stesse, cioè per loro stesse. Cioè, nel senso se io devo partire per, per l'India e ho un'idea di viaggio, no? ho un'idea di reportage, voglio fotografare. Le, so, una festa hindu, mettiamo, però non so chi sarà, cioè qual è la destinazione finale delle mie foto, cioè se andranno a fare una mostra o se andranno su un giornale. È chiaro che io, tra le due, vado via con l'M10 perché ho la possibilità di scattare a colori e poi eventualmente di avere il mio bianco e nero. Mentre se io sono un foto amatore evoluto e faccio perché piace a me oppure sono un autore affermato. Che viene riconosciuto per il suo lavoro, lavoro in bianco e nero. Posso tranquillamente permettermi di andare con la mia monocrom e fare esattamente quello che voglio io. Quindi, eh, questa è un po' la differenza tra usare una macchina eh, oppure l'altra. Dal punto di vista tecnico, le macchine sono eccellenti tutte e due, quello che dà per il bianco e nero in più la monocrom è ovviamente la eh, possibilità di avere una nitidezza eventualmente ancora maggiore perché manca il filtro di Bayer, e per il fatto di poter utilizzare, proprio per, sempre per la mancanza del filtro di Bayer, degli ISO ancora più alti. Cioè, non che l'M10 non, non arrivi, però se io vado con monochromo a scattare a 8000, è chiaro che avrò un rumore ancora inferiore rispetto alla, alla, alla versione a colori, e una gamma tonale che sul bianco e nero è fondamentale, che è ancora, che è ancora superiore. Quindi questo è un po' eh, il concetto. Mi piace pensare sempre alla monochrome come la macchina che eh, diciamo eh, di, di arrivo, nel senso che quando io posso arrivare a veramente a fotografare per me e, e so quello che vado a fare, ecco che la fotogra posso fotografare, in, posso permettermi di fotografare solamente in bianco e nero perché è il, il mio modo di esprimermi meglio. Ecco, io ho la fortuna di essere arrivato più o meno lì a potermi permettere di fotografare solamente in bianco e nero sono riconosciuto per il mio lavoro in bianco e nero. esatto, Mariano ci chiede uh, che, che macchina fotografica hai usato per uh, la foto del poeta M10 Monocrom, giusto? Sì, sì, lm 10 Monocrom, certamente. Sì, sì, sì. Sì, sì, avevamo visto i dati. Sì, era... sì, però... M10 monocrom è col vento Poi c'è Gerardo che ci dice: per esempio, nel suo modo di vedere lui la foto la vede a colori, quindi uh, per lui la M10 Monocrom non è insomma lo strumento. Lo strumento ideale ecco pure questo è un modo poi a un certo livello noi l'artista che decide il suo modo di, di interpretare la fotografia quindi come dicevi tu, tu sei arrivato a un punto dove ormai tutta la tua produzione viene riconosciuto anche per quel certo. modo per la fotografia per casomai perché la, non, non, non si vedrà mai una foto di MAC a colori piuttosto che uh, quello diventa proprio la tua cifra stilistica Sì, per eh, a gerardo eh, che sottolinea il fatto che lui la foto la vede a colori, dico beh, l'M10 effettivamente ha un grosso vantaggio, eh, il fatto di, non so se l'ha mai provata l'M10, però ha dei colori che so che appunto ai fotografi coloristi piacciono, eh, piace veramente tanto, sia per il colore dell'incarnato, sia per il bilanciamento del bianco, per tanti, per tanti motivi. Ehm, io fotografo in, in bianco e nero per un motivo, Uh, perché fotografare a colori mi dà un, uh, un problema in più, se vogliamo, ecco, nel senso che se pensate ai fotografi del National Geographic degli anni 80, anni 90, se pensate ai reportage, sembrava che tutto accadesse all'alba e al tramonto, no? Perché per sublimare la luce occorreva effettivamente avere, <coughs> per sublimare il colore occorreva che Fosse, eh, ci, ci vorrebbe molto lavoro, non si può fotografare a tutte le ore del giorno a colori. Eh, il bianco e nero invece a me permette di fotografare a qualsiasi ora e anche di girare magari una luce molto difficile in mio favore. Qual è meglio? Quella che piace. Eh, se a Gerardo piace di più l'immagine a colori, eh, sono sicuro che lo farà molto, molto bene e che terrà conto del fatto che. Per il colore bisogna, eh, bisogna mettere in atto tutta una serie anche di ricerche perché il colore non disturbi, perché il colore non sia eh, quell'elemento troppo forte nell'immagine. Eh, io quando fotografo beh, non è detto che le cose interessanti eh, non, non possano assolutamente succedere a mezzogiorno, quindi il bianco e nero mi permette di fotografare a qualunque, a qualunque ora, in qualunque situazione. Questo è principalmente il motivo per cui io fotografo in bianco e nero. Assolutamente sì, faccio mh, giusto uh, le altre domande che ci stanno arrivando, sono, riguardano un po' il fatto che comunque uh, è un sistema no, che viene visto come un top, e quindi anche come prezzo, per esempio c'è Mariana che ci dice no, al momento non posso permettermi di comprare un M10, dice, Mi man uh, dice una macchina più economica che si avvicini, Uh, se mi permetti posso casomai consigliare, c'è tanto usato, si trovano, come dicevi tu, no? ci sono 70 anni di ottiche laica like M che si possono prendere in considerazione, non tutte anche nell'usato sono costosissime, anche, come le, anche le fotocamere si trovano comunque di usato, che ti permettono casomai di accedere al mondo M senza uh, dover necessariamente comprare l'M10, il Summilux 35, però uh, ti avvicini al sistema, no, ma non manca, insomma, nel tempo si può, si può costruire un corrido. C'è una, una cosa, però, se posso dire, eh, è vero: le, la Laika M10 monochrome costa, eh, inutile, inutile negarlo. Eh, ci sono eh, delle, delle macchine Laika che costano di meno che danno anche delle, degli eccellenti risultati. E vorrei citare la neonata Laika Q2 monochrome che costa, diciamo, se voi prendete. L'M10 monochrom e la ottica, e, e la paragonate alla, alla Q2 monochrom, eh, pagate la metà. Eh, ovviamente, non, avete il, non è la stessa macchina perché, come dicevo, ho detto all'inizio, l'ICA fa alcuni modelli e ognuno ha un suo preciso ambito di utilizzo. Però se voi preferite il mirino elettronico, eh, preferite eh, la, avere la possibilità di avere l'autofocus e di avere il manual focus e principalmente usate 28 e 35 mm e volete pure avere un'ottica molto luminosa, beh, la Q2 o la Q2 monochrome possono essere un eccellente, un eccellente investimento. Ehm, e poi considerate una cosa, è vero che all'inizio ci mettete dei soldi, però... Quando poi l'andate a rivendere, e non parlo di dopo sei mesi o un anno, anche, quando, anche dopo due, tre, quattro anni di utilizzo, il usato Laika, provate a vedere su internet, se, mantiene sempre il suo valore. Quindi è vero, forse l'investimento iniziale è alto, come i top di gamma di altri brand, perché non è che gli altri brand, i top di gamma, le macchine le regalino. Eh, con la differenza che, però, quando voi andate a vendere una laica, penso che tu, Stefano, me lo puoi eh, confermare. L'usato laica mantiene un, sempre un valore estremamente. No, estremamente quando parlavo qui dei 70 anni no, di, di ottiche laica. M, eh, è l'unico brand che a distanza di, di 50 anni, ma c'è ancora valore qualcosa di 50 anni fa perché c'è veramente un'anima, cioè ci sono dei prodotti usati no, che vengono ricercati a volte più del nuovo che valgono ancora più del nuovo proprio perché mm. hanno una caratteristica particolare proprio perché uh, continuano a funzionare benissimo anche sul, uh, sui corpi nuovissimi e comunque c'è anche il valore dell'oggetto perché vengono costruiti i nuovi e i vecchi in maniera tale che anche a distanza di tanti anni continuano a funzionare veramente in maniera inerente certo io direi, possiamo anche, se vuoi, possiamo anche vedere qualche altra foto che, che ci hai portato, così possiamo... Certo. Le persone che, che... Beh, per esempio, allora, no, noi parlavamo di riportare... Vorrei raccontarvi questa, questa scena che mi trovavo, mi trovavo in, in Portogallo. Eh, diciamo che, ecco, io ho avuto un attimino, vi racconto un attimino un, un po' come è iniziato questa, questo questa mia passione per il reportage di viaggio. Eh, dopo Berengo Gardin io ho avuto la fortuna di conoscere eh, un grande della Magnum che è David Ananarve, il quale è eh, grande fotografo del, del National Geographic eh, che mi ha insegnato tantissime cose, una delle quali era il, il fatto che per essere un, un ottimo fotografo di viaggio dovevi essere un eccellente detective. Eh, cioè, eh, spesso nel reportage di viaggio una delle cose più difficili da sapere è che quella cosa esiste. Io vi posso mostrare adesso questo esempio, questa piccola serie di foto che vi mostro, eh, che sono fatte in Portogallo, ma posso fare la stessa cosa su Venezia, dove abito, e sono convinto che anche ad Avellino o a Salerno o in Campania ci sono tantissime cose estremamente interessanti che tanta gente non conosce eh, magari neanche chi ci abita eh, io qui sono eh, su una scalinata uh, a Porto e la fortuna qui è stata che non so se vedete muovere il mio mouse eh, qui c'è un, uh, un carretto qui in basso qui vediamo, con uh, lo vedete, con delle pentole no? e qui ce n'è un altro eh, con, eh, che portava dei pani e vedevo questa cosa strana quindi io sono sceso e ho cominciato a chiedere a delle persone vedete ci sono questi due ragazzi che stanno seduti lì eh, per terra poi arrivano delle altre persone eccoli qua, quelli sono i due ragazzi che stavano seduti lì prima e comincio a chiedere se c'era una festa, se c'era qualcosa e mi spiegano che c'è questa grande festa per il patrono, mm. Sao Yoao che ha luogo a, a luglio. Quindi creo tutta una serie di, appunto, di, di domande per sapere che cosa succede, dove, a che ora, eccetera, e quindi eh, mi, mi presento praticamente nella prima. Ecco, una delle cose importanti per chi fa le foto di viaggio è capire questo, che le cose più interessanti fotograficamente spesso avvengono, cioè ciò che avviene prima e ciò che avviene dopo un evento. Spesso è fotograficamente molto più interessante dell'evento stesso. Quindi queste sono immagini facevano questa processione per la festa di Sao Joao e queste sono tutte immagini scattate prima della, della processione stessa. Erano le persone che stavano arrivando, vedete, alla, alla festa. Qui, per tornare al discorso di prima: telemetro, messa a fuoco, eccetera. Ehm, Qui io non ho ovviamente il tempo per mettere a fuoco su tutto, quindi risolvo con l'iperfocale. Messa a fuoco su due metri e mezzo, diaframma 11, iso alti, per iso alti intendo anche 800, per dire, eh, nonostante come vedete ci sia eh, il sole, e poi ho la libertà di concentrarmi solo ed esclusivamente. Sul momento in cui scattare, vedete? Il momento in cui scattare, io in questo momento, quando la, questa signora mi passa davanti, che sarà, vedete, la sua mano sarà a meno di un metro da me. Io non ho la necessità di aspetta che la metto a fuoco, faccio anche se avessi l'autofocus, sarebbe tardi. Io ho impostato tutto prima di arrivare nel mezzo di questa folla di persone che veniva verso di me, e da quel momento in avanti, non devo fare altro che trovare il momento, il momento giusto. Idem. Quando dice a volte no, che il telemetro può essere poi più veloce di un autofocus, questo è il caso proprio concreto, no? Bravissimo, bravissimo, è esattamente così. Cioè, ehm, guardate, che spesso io che uso tantissimo proprio il telemetro e la messa a fuoco manuale. Spesso quando vado a utilizzare l'autofocus sono, sono più lento. Poi, chi è abituato a usare l'autofocus e lo fa da, da, da sempre è sicuramente più veloce di me. però vi assicuro che io che ho questa impostazione. Sono più veloce con col, col manual focus e col telemetro che non con il, che non con l'autofocus. Questo, questo è un caso che, secondo me, è veramente emblematico. Perché io vedete, è un punto di ripresa basso. Eh, diciamo io sono praticamente quasi inginocchiato di fronte a questa donnona che porta queste galline, però mai avrei potuto incastrare. Vedete, c'è questa signora sulla sinistra, ce n'è un'altra qui in basso, sotto al gomito, c'è la signora con le galline, c'è una signora tutta a sinistra, eh, scusate, tutta a destra, sì. Il, la faccia di questa persona sta sopra al braccio di questa, e ce n'è un'altra incastrata lì, nel mezzo, no? tra, tra, le, tra le due persone. E questo signore nel centro che. È uscito per un istante, ha urlato qualcosa a qualcuno e è finito lì. Cioè, questa scena, questa così come la vedete, è durata meno di mezzo secondo. Io, magari qualcuno ci riesce, ma io no, non riuscirei mai a, a vedere tutte queste cose in contemporanea se devo cominciare a pensare alle impostazioni, alla messa a fuoco e a tutto quanto. Devo averci pensato prima. Quindi, eh, torniamo al discorso che avevamo fatto proprio all'inizio di questa diretta. O io con la M preparo tutto prima oppure non funziona, ma è la stessa cosa che io devo fare con qualsiasi sistema io utilizzo. Altrimenti questo scatto non esiste. Perché state pensando ad altro e non potete avere dieci occhi che guardano eh, dappertutto per prendere questo istante che è durato, vi dico, mezzo secondo. Idem. Stessa cosa. Vedete come queste due foto sono gemelle? S molto simili, no? Sono molto... Eh, sono, sono, sono sorelle, diciamo, eh, anche qui vedete, ci sono è quasi tutto al suo posto, no? il signore qui, questo signore con la barba, dietro c'è questo pilone, l'altro che passa, eh, la signora che spunta qui dietro, questa che passa con il bassoio il, eh, sulla testa. Eh, stessa cosa. Pensate che tutte queste immagini alla fine che voi vedete sono scattate in dieci minuti. Uh, okay. L'arrivo delle persone, vedete anche questa immagine è sorella di quella di prima. Anche qua è l'attimo decisivo uh, perché <ride> questa signora stava stava, stava muovendosi e deve aver calpestato qualcosa e questa signora la sta mandando in quel paese, uh. sta tutta sulla destra, sì. Sì. <ride> però. Il fatto di riuscire ad incastrare tutte le persone, guardate, c'è perfino la persona qui dietro, lo vedete, col pugno alzato, eh, è, questa è una, è una caratteristica, secondo me, proprio della, della visione a telemetro. Eh, il fatto di per me, ti permette, non avendo ogni volta da mettere a fuoco, veramente una libertà di inquadratura e di eh, composizione che sulla carta esiste anche su altri sistemi, ma che poi quando siamo veramente lì, sul campo, eh, il fatto di non dover pensare ad altro, che spostare la macchina come volete, senza dover rimettere a fuoco, eh, effettivamente vi, vi permette di fare, di ottenere scatti come, come questo. Sì, infatti ci dice pure Andrea, per esempio, dice così c'hai meno distrazioni, no? il fatto di non pensare ad altro, pensi solo a quello, è ovvio che penso che Uh, per la composizione, per, la, per il reportage, ti aiuti tantissimo. Poi alla fine uh, a portare a casa un risultato del genere e soprattutto, come dicevi prima, in dieci minuti tutte situazioni diverse, piatti importanti, cioè, sei riuscito poi in dieci minuti a, a tirar fuori tutte le cose importanti che sono successe in quel momento, in quella scena, sì, esatto. Considerate, io ho perso. E questo è un concetto importante, io ho perso magari 30 secondi prima di buttarmi nel mezzo della, della scena per sistemare tempo, diaframma, sensibilità e messa a fuoco sull'iperfocale e da quel momento in poi per 10 minuti non ci ho più pensato quindi eh, effettivamente a, eh, quei 30 secondi prima eh, sono, sono serviti, eh, cioè, hanno, hanno, avuto la loro, hanno avuto la loro utilità eh, eh, però o, oltre Oltre a questo c'è proprio il fatto di, della filosofia di questa macchina, eh, cioè sapere che devi pensare e ci devi pensare prima. Ed è bello, è una sfida, è una sfida ogni volta ed è, ed è quello che a me piace, eh, riuscire a scovare situazioni come queste. Pensate che questa qui che voi state vedendo non è, non è la festa di Sao Joao, questo è prima. Cioè, qui non c'era nessuno a fotografare perché poi c'è stata la processione lungo le strade c'era gente che fotografava. Ma questa scena con la macchina fotografica c'ero solo io, perché tanto non era. La, la processione cominciava alle nove di sera e qui erano le otto e mezza. Io, grazie al lavoro di detective che avevo fatto prima, ero arrivato nel momento giusto e nel posto giusto. Questo è un po' il. questo qui è un po' il concetto della. della è sì. bello perché così uno capisce anche come nascono il reportage, no? Se a volte. Uh, torno torno si, su di te, eccomi qua. Ci sono, ci sono anche A volte uno si aspetta che le cose succedano per caso, invece poi alla fine uh, ci hai fatto capire che non è così, no? Se lo devi, uh, devi essere un detective, come dicevi, no? Un bravo, devi scovare le informazioni, far, far sì che poi ti puoi trovare no? al momento giusto, nel posto giusto. Sì, e quindi c'è un concetto importante che è nella fotografia di viaggio, che ribadisco sempre, ed è questo, eh, che spesso i migliori reportage sono quelli che nascono fuori dalla porta di casa. Io credo che nessuno possa fotografare meglio Avellino degli Avellinesi, o meglio Salerno dei Salernitani, eh, o, o diciamo, se non altro, la Campania. Sì, certo. Okay. Eh, ed, è, ed è una cosa importante, perché noi creiamo memoria, creiamo memoria, per cui eh, le persone che sono interessate a raccontare quello che hanno la fortuna di vedere tutti i giorni, ehm, lo, lo possono anche fare perché quando noi fotografiamo è un atto d'amore, facciamo qualcosa per lasciare una testimonianza a qualcun altro, per dare a qualcun altro una possibilità in più. E, e quindi, veramente io invito le persone che conoscono dei luoghi e sono sicuro che appunto la Campania è, 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 un, è un luogo meraviglioso a testimoniare queste cose e a divertirsi a farlo, a divertirsi nel farlo, a divertirsi a scoprire. Io lo sto facendo su Venezia, però potete prendermi da Venezia e spostarmi in qualunque altro luogo del mondo, io cercherò sempre le stesse cose. Cercherò sempre di capire come vivono le persone, se hanno delle feste religiose, come vivono, come vivono nelle loro case, eh, in qualunque parte del mondo. Faccio sempre questo esempio. Eh, tu quanti anni hai, Stefano, se posso chiedere? 31, 31. Sei troppo, giovane. Quindi, <ride> sei troppo giovane. Una delle cose che mi ha colpito di più nella mia vita... È stato l'11 luglio del 1982 quando Tardelli segnò quel gol alla Germania eh, durante la finale del Coppa del Mondo e partì con quell'urlo che è entrato nella storia, no? sì, sì. allora pe pensate bene, ma Marco Tardelli, secondo voi, è arrivato a Madrid quel giorno e ha detto quasi quasi faccio una partitella di calcio? Oppure è arrivato a fare quello perché per tutta la vita si è allenato dove abitava, certo. allora. Eh, questo possiamo anche pensarlo. Ci sono le Olimpiadi: uno va e salta due metri e mezzo, vince la medaglia d'oro. Sì, ma non è che perché era a Tokyo ha saltato due metri e mezzo, la saltava anche a casa sua ed è saltato a Tokyo perché tutta la vita si è allenato lì. Per cui il fatto di fotografare eh, in giro per il... non posso pensare di andare dall'altra parte del mondo perché lì c'è la bella foto, lo posso fare perché mi interessa andare dall'altra parte del mondo. Ma quello che io posso fare vicino a casa è, una pale è palestra. 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 Ed è, oltre che a fare testimonianza, memoria e tutto, mi dà la possibilità di fare la performance anche dall'altra parte del mondo. Se io vado solo dall'altra parte del mondo perché penso di fare belle foto, beh, è un po' come qualcuno che va eh, a Tokyo a fare le Olimpiadi, ma non si è allenato. <ride> Capito? Io sono all'Olimpiadi, beh... casomai salterò due metri e mezzo. Invece, di fatto, poi non. Eh bravissimo bravo esatto ti guarda ti voglio far vedere se, ho, se posso eh, sì. perché vedo che il tempo è volato in una maniera pazzesca però Infatti. io per esempio ti ho mostrato una festa di, di giusto per, per anche per far capire un attimo agli ascoltatori ti ho mostrato la festa di Sao Joao a Porto beh io adesso voglio farti vedere delle immagini che ho scattato e sempre diciamo dal punto di, è sempre una una festa religiosa. Ecco, okay. prova a dirmi dov'è. Allora, aspetta che adesso. Prova dico a dirmi. Eh, non ho la più pallida idea. Guarda, adesso te ne mostro un'altra. Te ne mostro un'altra. Vediamo se. Se si può, vedi tutte queste icone? Sì. sì, sì. Eh, questa era una foto pazzesca. Mi sono affezionato a questa foto perché tutte le persone che erano in chiesa in quel giorno eravamo noi, cioè quelle quattro persone che vedete in chiesa più me perché era ad aprile, era durante il lockdown pesante e quindi era impossibile praticamente muoversi. Comunque, questa che voi state vedendo è Venezia. Venezia. Penso che nemmeno i veneziani abbiano visto questo perché questa è la parte un enclave diciamo greca all'interno di venezia quindi hanno la loro chiesa sì. che esiste dal 1539 eh, in cui loro fanno il rito ortodosso parlano solamente in greco hanno i loro costumi greci e io sono interessatissimo a scoprire guardate questa era un'altra un giornata, questa è la festa di, del 23 di aprile, questa è la festa di San Giorgio, che è il patrono della Chiesa ortodossa greca, e questo è un momento di pausa tra i, come si dice, eh, tra i cantanti del, del coro. Eh, questa scena non l'hanno vista i veneziani stessi eh, e si è svolta a 300 metri da dove abitavo ed è un luogo dove poi ho, ho avuto anche la fortuna di poter tornare, tornare molte volte. Guardate. Queste sono sempre immagini scattate con la M, eh, sempre all'interno diciamo, di questa comunità eh, a Venezia. Bellissime comunque, stupende. Grazie. È quello il grosso divertimento, secondo me, proprio eh, trovare il proprio stile, trovare le proprie, ciò che ti interessa e svilupparlo dove sei, perché ti dà la possibilità di fare palestra, ti dà la possibilità di eh, trovare un argomento che ti interessa e, e se vuoi imparare hai anche la possibilità di tornarci e poi quando giri per il mondo fare esattamente quello che hai Capito ti interessa, cioè allora a quel punto saprai anche cosa cerchi, eh, come cercarlo e, e dove trovarlo. Ecco, a me se mi mettete a Venezia, in Grecia, a Porto o in Nepal o in India, io fotograferò sempre nella stessa identica maniera. Questo è un po' il concetto È importante. Guarda, quello che ci dici. Cioè, a volte sembra scontato, ma in realtà è tutt'altro, cioè nel senso. Uh, quando poi tu vai da qualche parte e okay. ti trovi a fotografare qualcosa che hai solo un'occasione, è ovvio che se già hai in mente, cioè già c'hai un tuo modo di, di fotografare, già hai perché hai effettivamente fatto palestra, no? come, dicevi, come dicevi tu prima, sicuramente avrai più possibilità di portarti a casa un risultato che ah, oltre a essere buono, ma soprattutto che ti rappresenti, no? che sia poi quello nel tuo modo di, di fotografare. Ti faccio una domanda velocissima che ci arriva da Giuseppe eh, che ci chiede: il fatto del qualche cenno sulla silenziosità dell'otturatore del sì. sistema M, se, se effettivamente ti aiuta in qualche condizione, che, che ne pensi, guarda, sinceramente, allora, dell'M10 Monochrom è l'otturatore più silenzioso che abbia costruito l'ICA su una macchina che sulla, sul, sul, sistema, sul sistema M, eh, diciamo che Sento dire molto sì, è molto silenzioso. Poi piace molto sentire questo scatto perché fa molto fotografia, ecco, è molto interessante. Diciamo che sì, è vero, è l'otturatore più silenzioso che abbiano mai fatto sul, sul sistema M. Ma io, più che altro, ma anche con le macchine precedenti, io non ho mai avuto. Sei se, se, se invisibile di tuo con una M in mano ecco, lo, ero, lo ero sinceramente anche, anche prima devo dire che sì, mi piace molto lo scatto che ha la, che ha la M10 monochrome, il, il, il piccolo rumore dello scatto che ha la M10 monochrome eh, però non ho mai neanche prima, cioè né con, con la 6 né con la M240 né con la prima monochrome né con la M10 non, non ho mai è proprio la macchina di per sé che è, è anche che il, il modo che un po' ti, ti obbliga un po' a muoverti in un certo modo eh, appunto a pensare prima non puoi stare le ore davanti a una persona perché devi fare tutti gli aggiustamenti, no? devi, farlo, devi farlo prima. Per cui è proprio un modo in intrusivo che ti obbliga eh, ad essere, e in più c'è anche appunto lo scatto dell'otturatore che è, che è bellissima, comunque diciamo che la, la miglior cosa è provarle. La miglior cosa è provarle queste macchine assolutamente. Ti faccio l'ultimissima domanda, poi ci salutiamo. Infatti, eh, rispetto al discorso che facevamo prima sul, sulla messa a fuoco, sull'iperfocale, c'è Giuseppe eh, Marchioni in questo caso che ci dice: Lui, infatti, in diversi casi facendo fotografie si trova in difficoltà con l'autofocus. Lui non usa like e dice: 'Peccato, insomma, non avere un, uh, un iperfocale' perché. Giustamente, cioè nel caso di lei, tu l'iperfocale ce l'hai perché ce l'hai sull'obiettivo? No? Il calcolo dell'iperfocale, altrimenti sì. diventa, diventa difficile. Da eccola qua, infatti, Inve sì. cioè, dal tuo punto di vista, com eh, come gestiresti i valori di scatto e di messa a fuoco con un autofocus? Con un autofocus? Sì. Direi che è un po' difficile beh. Per te questa domanda. Cioè che... no, beh, no, 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 non ti do... guarda, ti, ti do, posso dare due consigli, allora. Se utilizza la Leica Q non c'è problema perché ha, lo stesso, ha sempre la stessa ghiera in cui io posso vedere diciamo, l'iperfocale, altrimenti un, un buon trucco è questo. Eh, allora, premesso che dobbiamo chiudere, che dobbiamo avere un grandangolo e che dobbiamo chiudere a 5, 6, 8, sarebbe meglio a 8, ecco, premesso questo, perché se poi vogliamo fare l'iperfocale a 2, 8. con 100 mm, no? Eh, o a 2, 8, no? Premesso che abbiamo un 28 o un 35 e chiudiamo a diaframma 8, il mio consiglio è quello di mettere a fuoco su due metri, cioè non è difficile trovare qualche cosa nel raggio di circa due metri, metterlo a fuoco con l'autofocus e staccare l'autofocus. A quel punto tu sai, ti puoi anche andare a vedere su, su internet alcune eh, tabelle. Eh, tu sai che se hai un 28 mm e sei a fuoco da 1,20 m a praticamente quasi infinito. E se se è infinito, non è perfettissimamente a fuoco, neanche te ne accorgi. Col 35, magari invece che mettere a fuoco due metri, metti a due metri e mezzo. Ecco. Eh, però io, diciamo, per chi usa l'autofocus e non ha la ghiera, io consiglio di mettere a fuoco sui due metri, due metri e mezzo e staccare l'autofocus. E va bene. È un, modo per focale. un ottimo consiglio, Marco. Io ti ringrazio veramente perché sei stato super interessante. Abbiamo, siamo, abbiamo passato un'oretta insieme. Ed è... Ed è veramente volata, ci ha dato un sacco di consigli. Oltre che sì. poi l'occasione giusta per parlare a volte, ecco, pure parlare di un brand come Laica che uh, viene visto, come dicevi tu, 90, in un modo così come un di arrivo, Avere la testimonianza di chi poi lo usa tutti i giorni un, un oggetto del genere è bello perché è bello vedere il risultato, ma è bello avere proprio la tua testimonianza, come nel tuo caso, la tua testimonianza che ci porta poi uh, a capire il motivo per cui scegliere un, un sistema del genere. Quindi. Uh, io ti ringrazio ancora una volta e spero di poterci di risentire presto, casomai di organizzare qualche altra, qualche altra diretta con te. Volentierissimo, grazie a te Stefano e grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti e spero di, di che ci siano altre, anche altre occasioni Assolutamente, grazie mille buona serata a tutti. Grazie, grazie a Ciao, ciao.